storditi dal dolore pari a quello della morte di un padre, tale è stato per tanti di noi, resta l'orgoglio di aver avuto la sua fiducia e la sua amicizia, senza mai tradirla e onorandola nei giorni della gloria, tanti, e soprattutto in quelli dell'amarezza, quando alcuni si dileguavano. Alcuni di noi non hanno mai avuto esitazioni. Consapevole dell'ineguagliabile valore di un protagonista della storia dell'Italia e del mondo, so che è stato un privilegio potergli essere accanto. Verrà il tempo dei bilanci e del ricordo di imprese titaniche, non impedite dal rancore dei nani. Ora mille momenti e mille incontri si affollano nella mente, ma prevale su tutto il dolore e il dovere di non disperdere ciò che il Presidente ha costruito e ciò che ci ha insegnato. Sappiamo che nulla sarà come prima, ma chi a lui deve tanto, per il millesimo di valore che ciascuno di noi rappresenta rispetto al suo immenso valore, avrà il dovere di agire con la stessa lealtà e la stessa coerenza di sempre, con il cuore affranto, ma con l'orgoglio dell'insegnamento e dell'affetto di un grande del nostro tempo, ma soprattutto di un uomo che ha saputo insegnarci, prima di tutto, cosa siano l'amicizia e l'umanità.